Assessore Sulpizio, sono state installate 70 nuove telecamere già attive per la sicurezza della città. Sì, 70 sono state già attivate, questo parliamo di un appalto da oltre 1,4 milioni di fondi. Dove sono dislocate? Le prime 70 che adesso le abbiamo qui in Piazza Italia, le abbiamo su Piazza Salotto, che ce ne sono ben 10, di cui 10 DOM che sono di una, veramente di una tecnologia all'avanguardia. Ce l'abbiamo sul quartiere San Giuseppe, ce l'abbiamo zona San Donato, stanno completando i lavori in questi giorni, quindi da qui a qualche giorno. Ce l'abbiamo nel Museo Colonna, ce l'abbiamo anche nei pressi di quei giardinetti, ce ne abbiamo tanti, Piazza Sacro Cuore. Quello che è vero il cuore pulsante del sistema è la control room, dove ricordiamoci che da qui ai prossimi mesi saranno 370 le telecamere che vigileranno H24 sul tessuto urbano di Pescara, sulla nostra città, che ci permetteranno di avere un controllo immediato di quello che succede su Pescara. Quando c'è un evento si interviene successivamente andando in loco per estrapolare le immagini direttamente da quelle telecamere. Oggi dal control room invece avremo la possibilità di prendere tutto quello che ci serve, ma in tempi rapidissimi. Avremo le letture targhe che oggi non ci abbiamo. Se nel Pescara entrerà una macchina rubata, partirà immediatamente l'alert che ti dice che è entrata una macchina rubata oppure che è uscita una macchina rubata. Ecco, è la tecnologia e l'intelligenza artificiale che andrà a supporto degli agenti di polizia municipale per avere un controllo sempre maggiore. Sicuramente andiamo da qui ai prossimi mesi, Pescara sarà una città molto più sicura. In questo senso il primo step è proprio Ferragosto, no? Il primo step è Ferragosto, siamo adesso, oggi stanno lavorando, stanno su Pescara, stanno installando, su Piazza Salotto abbiamo installato già 10 telecamere, stanno facendo, diciamo, i lavori tutti i propedeutici, in control room stanno lavorando, stiamo andando avanti affinché da qui a qualche settimana tutto sia pronto. Insomma, Pescara è una sorta di grande fratello. Ma guarda, io su questo voglio anche rassicurare i cittadini. Premesso che i cittadini ci chiedono giornalmente l'installazione delle telecamere, quindi non avvertono il problema con il Grande Fratello, anzi i cittadini ci chiedono di installarne sempre di più telecamere. Quello che posso assicurare, che posso garantire, il livello di protezione del dato è altissimo. Potete riscontrare che l'accesso sarà limitato esclusivamente a personale qualificato della Polizia Municipale, dove nessuno potrà andare a superare quelle che sono normative sulla privacy. Quindi sicurezza sì, privacy pure.